Centrodestra compatto nel chiedere le dimissioni del sindaco Alessandrini, consigliere Rapposelli, una richiesta che avete fatto nelle ultime ore e che ribadite anche oggi in Consiglio Comunale. Ma io credo che sia un atto scontato e doveroso per noi chiedere le dimissioni del sindaco Alessandrini, visto anche gli sviluppi che si stanno verificando in questi ultimi giorni. Un sindaco che purtroppo per lui, ma che noi già avevamo denunciato da tantissimo tempo, sta iniziando a perdere pezzi anche all'interno della maggioranza, sta iniziando a perdere la fiducia non solo dei consiglieri comunali ma anche dei consiglieri regionali, fino anche del governatore della regione Abruzzo, un comune che sappiamo tutti quanti, lo vediamo, è sotto gli occhi di tutti, che è a pezzi. Il degrado della città oramai è all'ordine del giorno e i cittadini pescaresi veramente non ce la fanno più. Il mare sappiamo com'è, è inquinatissimo, il turismo. I dati rispetto a qualche giorno fa sembrano migliorati. Ma non è tanto una questione, innanzitutto speriamo che i dati migliorino più che altro per i cittadini pescaresi, per il turismo di Pescara e per il commercio e per i balneatori tutti, ma soprattutto quello che noi denunciamo è che oggi come oggi il sindaco deve fare un gesto elegante, deve tornare sui suoi passi, lui già lo doveva fare l'anno scorso, già si doveva scusare con tutti quanti i cittadini pescaresi per quello che è successo l'anno scorso. Credo che oggi il sindaco veramente debba rassegnare le sue dimissioni e dare retta veramente a un consiglio, che il nostro è veramente un consiglio, perché sta perdendo anche la faccia.